Filippo, attore, scrittore, musicista, pittore, persino acrobata. Che altro vuoi fare nella vita? Hai solo 35 anni. No, certo, mi piacerebbe diventare una rockstar. No, scherzo, scherzo, no, no, va bene. Io aspetto, accolgo quello che arriva. E qual è l'attività tra quelle che fai già che preferisci? Te l'ho detto davvero, quella che preferisco è quella che non faccio ancora, no? Eh sì, perché è quella l'intenzione, quindi diventare una rockstar è un gioco per non scegliere, appunto, perché davvero tutte, cioè, perché dopo che hai scritto una cosa, il film che farai dopo arriverai carico dell'esperienza che magari hai pubblicato, no? Appunto un libro, ma subito dopo il film, che magari fai teatro, arrivi carico dell'esperienza del film, davvero tutto si contagia. Davvero, e questo è molto bello. Senti, ora che sei famoso, è meglio essere Leonardo DiCaprio o è meglio essere Filippo Tini? Ma allora, no, è sempre meglio essere se stessi, questo è chiaro. Però non sono famoso, cioè nel senso che davvero, quando no, sei più piccolo, no? O guardi le persone che credi che siano famose e ti immagini un mondo totalmente falsato, per fortuna, perché poi invece quando, no? Magari hai due persone che hanno letto il libro o delle persone che hanno visto i film, ti accorgi che cioè, sei uguale a loro, cioè siamo uguali. Cioè, non c'è questa cosa che anch'io avevo, no? Dire, ah, magari quell'attrice, chissà. No, cioè, davvero, tutti facciamo la cacca, tutti. E questa è una cosa che dà una pace meravigliosa. Senti, hai detto che quando reciti o scrivi ti immedesimi molto nei personaggi. Com'è stato diventare Benito Mussolini? Beh, è un personaggio scomodo, chiaramente. Però è entusiasmante interpretare un ruolo scomodo, appunto, no? Un ruolo controverso. Poi comunque ero diretto da Marco Vellocchio, che stimo molto, insomma, è un uomo, insomma, è un regista importante, serio, profondo. Quindi non mi sentivo, no? Troppo impaurito. Ero più sconvolto, nel senso che continuamente mi domandavo, sarò all'altezza? Quindi quello sì, ma quello mi capita in continuazione per qualsiasi film. C'è stata una polemica ultimamente sull'eccessivo uso del dialetto romano nel cinema. Dopo Monica Bellucci e Filippo Timi, sdoganiamo il Perugino. Io sono umbro, appunto, quindi figurati. Ma no, secondo me poi è assurdo perché davvero c'è Alberto Sordi. Ma è geniale, cioè non puoi togliergli la romanità. Cioè, ogni film è straordinario per quello. Poi io tipo sono pro il dialetto, cioè a un certo punto mi sono messo a tradurre Shakespeare in perugino, per dirti, perché secondo me in dialetto esprime più quel certo sanguigno, capito? Come invece magari alcuni film è giusto non farli in dialetto. Credo che sia davvero un finto problema, una polemica strumentalizzata per dire altre cose, e abbiamo il coraggio di dire le cose che vogliamo dire, almeno quelle, comunque sbagliate forse, però almeno diciamole e no, non andiamo a toccare appunto dei mostri meravigliosi, sacri del cinema come Totò, allora Alberto, Sordi, non puoi togliere appunto, no, a che ti posso dire? È come se dicessero, ma Marilyn Monroe era troppo bionda, era Marilyn Monroe. Era bionda, doveva essere bionda, se no sarebbe stata un'altra attrice. Ci reciti un pezzettino di Shakespeare in Perugino? Adè, che l'inverno si è fatta una scontentezza, eccetera, eccetera, eccetera. Questo era Riccardo III. No, ti recito La Divina Commedia in Perugino, un pezzetto.
avrò super giù una trentacinquina d'anni, mi sono trovato in una macchia piena di greppe, durante il trovè alla strada. Da fumato gli fai un baffo. Andi. Ciao. Grazie. Piacere, Grazie. ciao.